E poi purtroppo stiamo scontando ancora le difficoltà del Covid, che in una mostra come questa hanno persino un che di paradossale, visto che è una mostra dedicata alla presenza essenziale, alla presenza indispensabile dello spettatore, in realtà l'unica cosa che manca per il momento, visto che la mostra è finalmente allestita, è proprio lo spettatore reale e speriamo che possa entrare nel museo il prima possibile. Sì, in realtà appunto prefigura quelle che saranno poi le immagini spesso utilizzate nei manifesti di propaganda per chiedere la partecipazione a vari tipi di iniziative. La figura dello zio Sam in un certo senso è erede di questa trovata di Guercino. Qui invece al contrario si chiede allo spettatore di provare a stabilire con le opere un dialogo molto più intimo, molto più complice per così dire, perché sono le opere che in realtà appunto si prestano a questo gioco, anche si offrono a questo gioco, chiedono allo spettatore, diciamo così, di ingaggiare appunto un gioco di complicità, un gioco di partecipazione, di collaborazione, talvolta anche di seduzione, di provocazione. Ecco.